Le Marche negli ultimi 2 anni si stanno impegnando fortemente per creare una programmazione, una promozione che sia alternativa alla promozione classica e quindi i social, il sistema digitale è sempre più importante. Questa giornata di oggi conferma che al di là dell'aspetto istituzionale che come Regione Marche stiamo portando avanti, il sistema della digitalizzazione della promozione turistica è nelle Marche in una fase avanzata. Tutto può essere migliorabile, tutto può essere integrabile, ma nelle Marche sicuramente c'è un bel approccio anche dal sistema privato e anche degli enti locali. Allora è chiaro che questa giornata che io chiamo giornata con la data zero, perché per noi è la prima volta, abbiamo voluto sperimentare e congratularci con questa premialità che metteremo a disposizione di tutti coloro che hanno superato una serie di requisiti e criteri che la Fondazione Marche Cultura tramite i social media team hanno elaborato e credo che sia un ulteriore momento per confrontare la parte pubblica con la parte privata, cioè la ricettività privata. E allora è indubbio che la Regione Marche da questo punto di vista sarà sempre più impegnata. Noi stiamo elaborando un percorso che porterà entro il mese di febbraio all'approvazione di una nuova legge che riguarderà il testo unico del turismo, cioè rivisiteremo il testo unico del turismo marchigiano che è fermo ormai a 15 anni fa. Allora anche questo serve per creare quel connubio essenziale tra la parte pubblica turistica e la ricettività privata per far sì che le Marche, ancor più dopo quel drammatico sisma del 2016 che piano piano ci stiamo lasciando alle spalle, perlomeno per quello che riguarda l'aspetto della promozione dell'accoglienza turistica, possono essere attrattive in Italia e nel mondo.